soprattutto avete sentito che fondamentale è la questione dell'acqua, per cui chi si è battuto in questi anni sull'acqua, bene comune, l'acqua pubblica, è un comitato nazionale, ma è un comitato anche provinciale. Sono qui presenti due espressioni, due rappresentanti, Francesca Pontiggia e Diego Antognoli, a cui do subito la parola. Buonasera a tutti, anche noi ringraziamo il PD per l'invito ricevuto per questo confronto. Allora, il comitato dell'acqua, parlo dell'ultimo anno perché è più significativo. Dopo la vittoria referendaria si è trovato immediatamente a dover fronteggiare, almeno sul territorio provinciale, dei tentativi di privatizzazione dell'acqua. Quindi si è trovato a dover fare sostanzialmente anche formazione e informazione attiva della cittadinanza, perché è partita tra le persone, diciamo, un po' di scoraggiamento, no? Cioè, abbiamo appena fatto un referendum, abbiamo firmato e adesso vogliono già rimpossessarsi dell'acqua e privatizzarla. Quindi abbiamo fatto un grosso lavoro, banchetti, volantinaggi, ma soprattutto abbiamo aperto delle interlocuzioni con le istituzioni, con i partiti, con i sindaci. Abbiamo iniziato a fare un lavoro proprio stretto, diciamo, di informazioni. Quindi abbiamo organizzato un convegno a dicembre, dove abbiamo chiamato gli esponenti nazionali, dove abbiamo mostrato ai sindaci presenti che ci sono delle proposte alternative alle società private di gestione dell'acqua, che se si vuole si può mantenere l'acqua come mantenere la gestione dell'acqua in modo pubblico. Noi riteniamo che sia fondamentale una gestione pubblica e partecipata dell'acqua, perché praticamente sostanzialmente la partecipazione attiva della cittadinanza consente di evitare la logica di mercato, sostanzialmente, di togliere la logica del guadagno da un bene che per noi è essenziale, che è essenziale per la vita e che quindi non può essere quantificabile e monetizzabile. Il referendum dell'acqua portavano l'attenzione sui beni comuni, non solo sull'acqua, ma anche sui servizi essenziali, che per noi sono i trasporti, la sanità, la scuola, l'aria, che vabbè, non è ancora stata monetizzata, però stiamo lavorando per voi. E quindi vabbè, noi continuiamo questo lavoro nostro di formazione, di informazione, di dialogo con i partiti. Non vogliamo assolutamente sostituirci ai partiti, come qualche volta magari ci viene fatto, tra virgolette, capire. Vogliamo semplicemente portare a conoscenza, aiutare i partiti e i sindaci a capire che ci sono cittadini che lavorano, che si formano, che studiano soluzioni alternative a quelle che magari sembrerebbero più facile e immediata realizzazione. Scusate, non sono molto abituata a parlare. Detto ciò, passo la parola a Diego. Sì, aggiungo. Aggiungo solo appunto che il nostro percorso di interlocuzione dei partiti col PD, prima di tutto sicuramente, è giovane, sicuramente dovremmo lavorare molto ancora su questo fronte, ma in questo momento ci rendiamo conto che è necessario per noi tornare a stretto contatto con la cittadinanza, con nuove iniziative mirate, anche iniziative di informazione, in quanto appunto, come diceva Marco all'inizio, riscontriamo una difficoltà a passare attraverso i media tradizionali e per questo ci stiamo attrezzando per riuscire a muoverci autonomamente. Vorrei sottolineare ancora una volta come l'associazionismo abbia svolto un lavoro importantissimo di proposta politica proprio in questi ultimi anni.
dietro ai referendum, cioè un lavoro del referendum per l'acqua, c'è stato un lavoro di diversi anni, insomma almeno 5-6 anni, in cui in tutta Italia si sono formati dei comitati, c'è stata un'elaborazione culturale, c'è stata un'elaborazione di una proposta di legge, un'iniziativa popolare che ha avuto un vastissimo riscontro. E proprio in questi giorni con la Spending Review vediamo messo ulteriormente in dubbio il risultato del referendum, con un attacco diretto alla possibilità di gestione dei servizi pubblici locali tramite aziende pubbliche, e su questo chiaramente dobbiamo ancora fare degli approfondimenti, ma sicuramente il Movimento per l'Acqua non si arrenderà, continuerà a lavorare perché il nostro voto venga rispettato, perché se abbiamo uno scippo in questi tempi, con questa rapidità, davvero il discorso della democrazia viene messo in seria discussione e in pericolo.